Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il ciclo di interviste L'onda Covid, capire per reagire, approfondimenti che ci accompagneranno verso il Festival della Scienza di Genova, la cui 18ª edizione è in programma nel capoluogo Ligure dal 22 ottobre al 1 di novembre. La parola chiave sarà appunto onde e quella che ci apprestiamo a vivere e a raccontarvi sarà sicuramente un'edizione particolare, non solo perché ricorre l'anno della piena maturità del Festival, ma anche perché attraverso la scienza cercheremo di capire diversi aspetti legati al comportamento del virus SARS-CoV-2, da cui ha avuto origine la pandemia di Covid-19, che sta ancora avendo un impatto molto forte sulla nostra società e sulle nostre stesse vite. A guidarci in questo ciclo di approfondimenti che è realizzato dalla redazione del VoLive, che sarà presente anche a Genova per la serie di conferenze dedicate a Covid-19, organizzate sotto la direzione scientifica della professoressa Antonella Viola, è un insieme di ospiti, medici, docenti universitari con i quali ci focalizzeremo di volta in volta su temi specifici, proprio nel tentativo di offrire un approfondimento che, senza rinunciare ad un registro divulgativo, sia il più possibile completo. Allora direi di entrare subito nel vivo dell'incontro di oggi, che sarà dedicato a un argomento centrale sul quale si è sin da subito indirizzata l'attenzione della ricerca. Parliamo infatti di immunità al virus SARS-CoV-2 e agli altri coronavirus finora noti, e lo facciamo insieme a Maria Rescigno, professoressa di patologia generale e group leader dell'unità di immunologia delle mucose e microbiota presso l'Humanitas Research Hospital. Buongiorno professoressa Rescigno, grazie mille per essere in collegamento con noi. Buongiorno a lei, Barbara, un piacere. Qualche altra nota sul suo curriculum molto lungo, cerco di sintetizzarlo. Ha diretto per 16 anni l'unità di immunologia dell'Istituto Europeo Oncologico, poi nel 2016 ha fondato Postbiotica, una startup sul microbiota, ambito in cui è tra i massimi esperti al mondo e ha all'attivo oltre 250 pubblicazioni scientifiche. Allora, professoressa Rescigno, a 9 mesi circa dall'identificazione del virus SARS-CoV-2, cosa sappiamo della risposta immunitaria al patogeno in termini di sviluppo di anticorpi, durata e capacità di protezione da un'eventuale nuova esposizione al virus? Volevo fare una piccolissima premessa, perché quando parliamo di risposta immunitaria parliamo di due aspetti della risposta immunitaria. Una è quello più veloce, la risposta immunitaria innata che porta alla produzione di citochine infiammatorie che determinano uno stato infiammatorio dove sta avvenendo l'infezione. Invece poi questa è superata da un altro tipo di risposta immunitaria, che è una risposta immunitaria adattativa, che porta allo sviluppo proprio di anticorpi e di cellule che riconoscono le cellule infettate e le uccidono. E quindi le cellule che riconoscono le cellule infettate sono gli linfociti, che possono essere gli linfociti T, quelli che riconoscono le cellule infettate, oppure gli linfociti B, che producono gli anticorpi. Nel caso del Covid-19, quindi del SARS-CoV-2, questo è in grado di attivare praticamente una risposta anticorpale in quasi tutti i pazienti che abbiamo analizzato. Sono pochi i pazienti dove la risposta anticorpale non si è sviluppata. Però c'è da dire che, a differenza di tanti altri agenti infettivi o patogeni, il SARS-CoV-2 è molto particolare, per cui la risposta di ogni soggetto è molto individuale. Infatti, se noi consideriamo una risposta normale ad un agente infettivo, abbiamo sempre prima la produzione di alcune immunoglobuline, che sono le immunoglobuline M, e poi le immunoglobuline G. Le immunoglobuline M sono meno affini e quindi si legano con minore avidità all'antigeno, all'agente infettivo, e sono quelle che vengono normalmente prodotte prima. Nel caso del SARS-CoV-2 si è visto che alcuni pazienti producono prima le IgM, altri prima le IgG o viceversa, prima le IgG e poi le IgM. Quindi diciamo che il Covid-19 o comunque l'infezione da SARS-CoV-2 è molto soggetto dipendente, quindi è molto individuale come risposta. Rispetto alla durata, che cosa sappiamo? La durata sappiamo che la risposta comincia intorno al quinto, sesto, settimo giorno di infezione e poi prosegue, non sappiamo ancora per quanto, perché gli studi sono abbastanza contrastanti. Per cui ci sono studi che a 3 mesi fanno vedere che la risposta è ancora presente, altri studi che non lo è.
E quali sono similitudini e differenze tra la risposta immunitaria a SARS-CoV-2 e quella agli altri coronavirus, sia quelli del raffreddore, ma anche quelli capaci di indurre forme più gravi di malattia come SARS e MERS? In realtà stavo leggendo proprio l'altro giorno questa review del 2016 che concludeva dopo la seconda ondata di infezione che è della MERS, diceva dovremmo aspettarci altre infezioni da coronavirus emergenti. E purtroppo questo monito di questa review del 2016 purtroppo non l'abbiamo seguito perché ci ha trovato molto impreparati questa nuova infezione. La differenza principale con la MERS o la SARS-1 è che la MERS e SARS-1 erano molto più aggressive come malattie e poiché i virus coronavirus responsabili di quelle malattie inducevano principalmente una risposta innata, ma avevano una forte capacità di immunoevasione, quindi difficilmente inducevano una risposta adattativa, i pazienti poi morivano in seguito all'infezione, quindi c'era un tasso di letalità molto più alto rispetto alla SARS-CoV-2, quindi questa è la principale differenza. Rispetto ai banali coronavirus come il raffreddore, quello che sappiamo è che la risposta ai coronavirus classici non è molto duratura, mentre invece la risposta alla SARS, MERS e anche la SARS-CoV-2 sembra essere più duratura, anche se sulla CoV-2 non abbiamo ancora un follow-up dei pazienti che ci permetta di dire quanto durerà. Fino ad ora quello che si è visto è che molti dei pazienti conservano almeno a 3 mesi le immunoglobuline. Vedremo cosa succederà. Esiste una correlazione tra la risposta anticorpale e la forma di malattia e poi in particolare anche tra le persone in cui il contagio ha provocato solo sintomi lievi, si registra la presenza di anticorpi? Allora, sicuramente anche nei soggetti asintomatici o con uno o due sintomi, la risposta anticorpale si è vista. Si è visto che è leggermente di magnitudine leggermente più bassa rispetto ai pazienti proprio di Covid. Nella nostra esperienza, se un paziente ha sviluppato la polmonite, la risposta anticorpale è molto più alta, quindi potrebbe essere anche il motivo per il quale nei pazienti generalmente si vede più risposta anticorpale. Per quanto riguarda invece gli asintomatici, noi la risposta anticorpale l'abbiamo vista, anche se in alcuni studi è stato dimostrato che la risposta anticorpale in alcuni asintomatici non si è vista, ma si è vista soltanto una risposta tipo T, quindi quella che dicevo inizialmente, più cellulo mediata. E quello che è interessante è che nella risposta T è stata vista anche in soggetti che non sono stati esposti a SARS-CoV-2, ma che deriva da una risposta probabilmente precedente legata all'esposizione ad altri coronavirus. Che cosa intendiamo per anticorpi neutralizzanti e cosa distingue questa tipologia di anticorpi dalla totalità degli altri anticorpi? Allora, per anticorpo neutralizzante si intende un anticorpo che si lega ad una proteina del virus che tendenzialmente è coinvolta nel processo di infezione. Per cui un anticorpo neutralizzante legandosi a questa proteina non permette l'interazione tra il virus e la cellula da infettare e quindi non permette al virus di infettare. Per questo si chiama neutralizzante, lo neutralizza, diciamo. Non tutti gli anticorpi sono in grado di fare questo, o perché si legano ad altre proteine che non sono coinvolte in questo processo di internalizzazione, o perché si legano ad un'affinità bassa e quindi facilmente sono spiazzati. E per cui è neutralizzante solo l'anticorpo che non permette l'infettività del virus. E che novità ci sono sulla possibilità di ottenere farmaci specifici a partire proprio dagli anticorpi neutralizzanti? Si era letto anche nei giorni scorsi, insomma, di novità interessanti da questo punto di vista e anche, diciamo, incoraggianti. Sì, ci sono diversi candidati che sono stati testati, ahimè, soltanto in studi preclinici, quindi noi non sappiamo poi se effettivamente potranno essere traslati nella pratica clinica. Sicuramente la terapia basata sul plasma di pazienti guariti è quella che fino ad ora ha dato dei risultati più interessanti, anche se degli studi che abbiano confermato l'utilizzo di questi plasmi ancora sono da venire. Quello che si può dire è che comunque è un approccio che si può fare solo sulla malattia conclamata, quindi sul paziente che ha l'infezione, perché non può essere un approccio preventivo, cosa che invece sarebbe auspicabile nel caso di un vaccino efficace.
Ecco, come prima accennava, in effetti poi la risposta anticorpale, abbiamo detto, è solo uno degli strumenti con cui il nostro organismo si difende dai patogeni. Nel caso del SARS-CoV-2 si parla anche molto proprio della capacità protettiva delle cellule T della memoria a cui ha fatto riferimento prima. Entriamo un pochino più nel dettaglio, ci può spiegare cosa sono e come agiscono? Le cellule T della memoria sono delle cellule che vengono attivate durante un processo di infezione o durante la vaccinazione. In altre parole, tra i vari linfociti che si attivano, ce n'è una piccola popolazione che sopravvive e che può durare anche diversi anni. Nel caso di alcuni vaccini, quelli più efficaci, può durare anche una decina di anni. Questa risposta T però si sviluppa solo ed esclusivamente quando si è stati già esposti al virus o a virus simili, per cui non possiamo attenderci di avere una risposta T della memoria se non siamo stati esposti a un virus o un virus simile a quello, all'agente infettivo in questione. E quindi è possibile che per alcune persone un'esposizione recente ai coronavirus del raffreddore abbia rappresentato o continui, insomma, a rappresentare una forma di protezione dallo sviluppo di forme più severe di Covid-19? Questo è possibilissimo, è stato dimostrato che ci sono soggetti sani che non hanno mai visto il virus, come accennavo prima, che hanno una risposta T, tuttavia non abbiamo ancora la certezza che veramente, soprattutto nei soggetti resistenti, diciamo, allo sviluppo della malattia, questo sia stato il meccanismo che li abbia protetti, perché dovremmo fare uno studio, come si dice, prospettico, in cui andiamo a vedere se i soggetti hanno una risposta T contro altri coronavirus e se quelli sono più protetti rispetto ad altri soggetti. Al momento non possiamo dirlo, possiamo fare solo una correlazione. E cosa sappiamo dei casi di reinfezione al SARS-CoV-2? I casi di reinfezione bisogna un po' distinguere perché si è fatta molta confusione. In alcuni casi viene considerata una persona guarita clinicamente, ma il virus non è stato ancora debellato. E allora il virus è sotto controllo molto probabilmente, per cui una reinfezione potrebbe essere legata a una recrudescenza dello stesso virus che non era mai andato via da quel soggetto. Quindi in quel caso non si può parlare di reinfezione, ma è come se fosse una sorta di recidiva. Mentre invece ci sono stati un paio di casi di soggetti dove la reinfezione è avvenuta molto tempo dopo rispetto alla prima infezione e quindi in quel caso è abbastanza improbabile che sia legato ad un virus che si era conservato nel tempo, ma potrebbe essere una vera e propria reinfezione. Di buono c'è che questi soggetti che hanno avuto la reinfezione difficilmente hanno avuto bisogno di un'ospedalizzazione, cioè la seconda esposizione è stata molto meno aggressiva della prima. Ci sono però state anche ricerche scientifiche che avevano posto l'attenzione sulla possibilità che in caso di successiva nuova esposizione al virus la presenza degli anticorpi potesse finire per essere un fattore di rischio, portare a un decorso più grave della malattia, un meccanismo che può sembrare incoerente. Ci aiuta a decifrarlo? Sì, questa è una risposta che viene chiamata ADE, che sarebbe Antibody Dependent Enhancement, in cui, come dicevamo prima, se l'anticorpo non è un anticorpo neutralizzante, è possibile che, non solo non impedisca l'ingresso del virus, ma che in qualche modo, legandosi al virus, permetta un'ulteriore esacerbazione della risposta immunitaria, soprattutto di quella innata, legata alle citochine infiammatorie, che poi sono quelle responsabili, diciamo, della vera e propria immunopatogenicità del virus. Per cui, nel caso in cui si dovesse verificare questo, una precedente esposizione a un virus potrebbe essere più pericolosa. Nella MERS era stato dimostrato, o anche nella dengue, la risposta al virus dengue, si è visto che c'era la componente dell'ADE, era molto forte e poteva essere pericolosa. Nella SARS-CoV-2 questo non è stato ancora dimostrato, soprattutto in alcuni casi, in uno studio che era uscito sui macachi, sulla rivista Science, quindi autorevole, faceva vedere che in realtà i soggetti che erano stati esposti a sempre lo stesso virus erano protetti, quindi è possibile che si possa indurre una risposta di protezione, ma non lo sappiamo ancora. Ecco, e in generale, come accennava, un'eccessiva reazione da parte del sistema immunitario crea, in alcuni casi una conseguente risposta infiammatoria diffusa e proprio questo è tra i fattori che possono portare allo sviluppo di forme gravi di malattia. Conosciamo quali meccanismi condizionano questa iperreazione che abbiamo visto a volte manifestarsi anche in soggetti giovani e senza, diciamo, patologie particolari?
È del tutto sconosciuto, cioè non si capisce ancora come mai alcuni soggetti rispondano con questa iperattivazione del sistema immunitario. È possibile che magari dei meccanismi di immune evasione del virus possano partecipare, per cui la risposta che si ottiene è principalmente una risposta innata, ma questo ancora non si sa. Quello che si è visto è che i soggetti più gravi hanno una iperattivazione della risposta immunitaria che è molto ampia, quindi non diretta soltanto verso l'infiammazione, ma magari anche una risposta di tipo TH2, che è più quella che vediamo nei confronti di alcuni patogeni come parassiti, elminti, eccetera, che è un po' bizzarra come risposta, per cui è proprio una iperstimolazione del sistema immunitario. In più, un recentissimo studio su Nature ha fatto vedere che, poiché si sa che le donne sono meno suscettibili al Covid proprio, che le donne in realtà sviluppano una risposta immunitaria meno forte rispetto agli uomini in risposta al SARS-CoV-2, per cui potrebbe anche essere che ci siano anche delle variazioni di tipo legate al sesso e che quindi possano essere legate a delle componenti genetiche, non si sa. Ecco, visto che ha fatto riferimento alle donne che sono meno suscettibili all'infezione, le chiedo, e i bambini si sa come mai sono meno suscettibili, soprattutto diciamo nei primi anni di vita? Allora, sui bambini ancora non si sa, potrebbe essere legato alle vaccinazioni perché hanno iperstimolazione del sistema immunitario, soprattutto adattativo durante le vaccinazioni, e questa è una possibilità. Una seconda possibilità è che rispetto ad esempio agli anziani, il timo, che è la ghiandola che sviluppa i linfociti T, è molto più grosso perché mano a mano nel corso degli anni il timo regredisce, quindi anche la possibilità di rispondere a nuovi virus si riduce nel corso della vita. E quindi questa potrebbe essere un'altra possibilità. La terza possibilità è che i bambini sono molto più esposti ai coronavirus e che quindi, se è vera l'ipotesi che ci sia una cross-reattività, che quindi degli linfociti T verso altri coronavirus possano facilitare una risposta immunitaria verso questo coronavirus, potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura. Parliamo anche dei test sierologici che, come sappiamo, permettono di scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus SARS-CoV-2, magari senza saperlo perché è asintomatica. L'indagine Istat, che aveva identificato un campione di 150.000 italiani sui quali effettuare il test, non ha avuto un'elevata adesione. I risultati comunque hanno messo in evidenza che circa il 2,5% del totale della popolazione ha incontrato il SARS-CoV-2, un numero che è circa 6 volte superiore ai contagi accertati durante la pandemia. Qual è la sua interpretazione di questo dato? Abbiamo visto che è anche molto variabile dal punto di vista geografico e anche le chiedo poi quale può essere il ruolo dei test sierologici in questa fase di convivenza con il virus. Allora, i test sierologici secondo me sono fondamentali per capire anche la percentuale di popolazione asintomatica. Come ha detto lei giustamente, si evince dai test sierologici, poiché non abbiamo fatto, soprattutto all'inizio, molti tamponi, molti soggetti che sono venuti a contatto con il virus li abbiamo persi perché non sono stati monitorati nel momento del tampone. Invece il test sierologico ci permette di dire qual è la vera percentuale di esposizione al virus. E infatti anche dagli studi di Bo, quello di Bo Euganeo, era molto interessante perché saltava fuori che circa il 40% dei soggetti che avevano visto il virus erano in realtà asintomatici, per cui il virus è circolato molto di più di quanto noi non pensiamo. Quindi il test sierologico può valere per due motivi. Il primo, proprio per fare uno studio, un'analisi di popolazione, e il secondo per monitorare se ci sono in atto dei focolai di cui non eravamo a conoscenza. È chiaro che, poiché la risposta immunitaria, come abbiamo detto prima, richiede dai 5-7 giorni per svilupparsi, potrebbe essere tardivo rispetto a per monitoraggio, diciamo, di un'infezione in atto. Per quello è molto meglio avere un'analisi proprio della presenza del virus attraverso tamponi nasali, ma io sono molto più favorevole invece all'utilizzo della saliva come possibile test perché è molto meno invasivo ed è molto più facile da fare anche più volte per monitorare molto più costantemente anche alcuni ambienti, come ad esempio l'ambiente scolastico. In un futuro bisognerebbe monitorare il più possibile, soprattutto con test poco invasivi, come può essere appunto quello della saliva, e permettere in qualche modo di
di tenere sotto controllo possibili nuovi focolai. Rispetto ai test salivari, secondo lei entro quando potremmo averli a disposizione, affidabili, insomma, e che possano aiutarci a tenere sotto controllo l'epidemia? Ma negli Stati Uniti ce ne sono già alcuni che sono stati anche approvati. Sono sempre sulla analisi proprio del virus, non di particelle virali, quindi vanno ad analizzare la presenza dell'RNA virale, che non necessariamente correla con la presenza di un virus infettivo, però ci dice se quel soggetto è esposto in quel momento al virus, perlomeno quello. Quindi, secondo me, quei test potrebbero essere la soluzione. Ecco, questo sicuramente. Quello che invece, secondo me, sarà molto importante sarà soprattutto quello di vaccinarsi nei confronti della vaccinazione antinfluenzale. Perché soprattutto con la riapertura delle scuole, moltissimi bambini avranno dei sintomi influenzali e quindi si creerà il panico, perché le mamme non sapranno distinguere se sono banali sintomi influenzali o se sarà Covid. Se noi invece avremo vaccinato il più possibile la popolazione contro il virus dell'influenza, saremo molto più preparati. Aiuterà senz'altro proprio in fase di diagnosi a avere un orientamento più certo su quale può essere in effetti poi a cosa può corrispondere quel sintomo. E come vede i mesi autunnali? In parte, ecco, lo ha già detto, ha spiegato l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, ma le chiedo più in generale, siamo sufficientemente preparati in Italia? Ma in questo momento devo dire che noi sappiamo prima di tutto più come combattere il virus, per cui mentre a febbraio-marzo ci aveva trovato completamente impreparati, ora i nostri clinici sanno come affrontare la malattia, sanno che bisogna, la diagnosi precoce è la cosa più importante perché i trattamenti precoci sono più efficaci. E soprattutto la gente ha imparato, e questo lo vedo regolarmente, ora si parla sempre del fatto che i giovani non usano la mascherina, però in genere anche quando si va sui mezzi pubblici le persone la mascherina la utilizzano e la gente ha imparato che si deve difendere, che in questo momento l'unico vaccino che abbiamo, surrogato del vaccino, è la mascherina. Io sono... penso che sia fondamentale per tutti quanti noi la prevenzione e in questo momento la possiamo fare solo attraverso la mascherina. Quindi io non sono catastrofista come molte persone che vedono una seconda ondata simile a quella di marzo. Sicuramente questo, secondo me, non si verificherà. Però dobbiamo dare una mano a tutti, soprattutto ai medici, di evitare di sovraffollare i pronto soccorsi, questo sia attraverso la vaccinazione antinfluenzale che utilizzando il più possibile i sistemi di protezione individuale come la mascherina. Come possiamo spiegare, diciamo, questa diversità di impatto oggi a cui assistiamo sicuramente negli ospedali? Insomma, i casi gravi sono molto meno, la mortalità si è ridotta tantissimo. Come si può spiegare questo? In realtà, secondo me, non abbiamo ancora... nessuna indicazione del perché è molto meno grave la malattia ora. Molto probabilmente anche legata a una sorta di carica virale, per cui c'è meno gente che è infettata e c'è meno gente che è sintomatica. Quindi anche il virus, la trasmissione del virus molto probabilmente avviene in quantità minore e quindi il nostro organismo più facilmente riesce a sviluppare una risposta immunitaria perché ha a che fare con una quantità di virus inferiore e quindi il sistema immunitario probabilmente riesce a contrastare la presenza del virus. Questa è una possibilità. Una seconda possibilità è che non ci siano infezioni concomitanti, perché non stiamo parlando di un periodo in cui anche il banale raffreddore può esserci in concomitanza del virus e quindi in qualche modo anche immunodeprimere il sistema immunitario, perché il sistema immunitario magari è coinvolto in un altro tipo di infezione e fa fatica a contrastare il SARS-CoV-2. Un'altra possibilità è legata al microbiota, visto che io lavoro sul microbiota, che durante il periodo estivo il microbiota sia più protettivo, perché magari mangiamo degli alimenti ricchi di vitamine che in qualche modo hanno anche un effetto positivo sul nostro microbiota.
Siamo anche meno stressati d'estate, siamo più contenti, siamo più felici, c'è vitamina D che assorbiamo dal sole, insomma ci sono tanti motivi, oltre al fatto che c'è molto meno diffusione del virus, questo è fondamentale perché altrimenti in paesi come la Florida, dove comunque anche lì le temperature sono buone, non si spiegherebbe perché ci sia stato in California questa forte pandemia.